c'è nessuno. Si può rubare, si può rubare. Ma cos'è che non vuoi rubare? Non è il caso di rubare, non è il caso. Ehi. Allora, iscrivetevi al canale. Guardate il video fino alla fine, perché molti di voi non lo fanno. Guardate! Guardate! Sigla! Bene ragazzi, dopo quella bella menata che mi avete fatto, direi che possiamo cominciare l'intervista, no? Che dite? Prego, ciao ragazzi. Ciao. Allora, come vedete sono con i ragazzi di 50-50 a Varese per una bella chiacchierata di storie di birra. Ovviamente vi devo fare la prima domanda, che è come nasce il birrificio 50-50 e da cosa deriva la vostra passione della birra? Allora, diciamo che nasce veramente tanti anni fa. La passione della birra credo che sia dovuta per buona parte, almeno per quanto mi riguarda, la componente alcolica. però diciamo, io sono quello sobrio. Però diciamo che birrificio nasce, prima di essere birrificio nasce un rapporto d'amicizia che nel tempo, diciamo, si è per vicissitudini, varie diciamo vicende di vita vissuta, ci siamo allontanati, sì. E poi ci siamo ritrovati dopo qualche anno e io facevo già birra a casa da un po' e niente, ci siamo messi a fare birra sostanzialmente in due, avevo il compagno d'avventure di merende. Sì, io diciamo che a livello, se vogliamo dirla tecnico, arrivo fino a un certo punto nel far la birra, insomma, però mi ha appassionato molto tutto il discorso, oltre che vabbè condivido anch'io la passione per l'alcolico che è eventualmente la birra. E dopo di questo si è deteriorato di più il rapporto sostanzialmente tra me. È diventato lavorativo. No. Diciamo che si è diversamente consolidato. Sì, esattamente. È diventato lavorativo, cioè si è sempre amici, però adesso c'è di mezzo al lavoro, quindi quando c'è da scazzare si scazza, appunto, guarda, è la verità. E come mai il nome 50-50 o 50-50? Allora, sì, 50-50 è corretto, nulla, semplicemente perché eventualmente siamo in due e quindi la società è, diciamo, suddivisa a metà, insomma, anche perché comunque il nome ci suonava abbastanza carino e io l'avevo tirato fuori da una mia esperienza lavorativa quando lavoravo in ambito alberghiero, dove trattando di vini c'era questo vino che aveva questo nome, un vino italiano toscano che aveva questo nome e già allora mi suonava e non so, me lo sono un po' portato appresso e l'ho trasportato nella nostra realtà birra. Poi vuoi mettere avere il proprio nome ogni volta per l'ordine, certo. L'ordine alfabetico siamo sempre i primi, i numeri si mettono sempre almeno per quello. Infatti, sì. E non è male come idea, commercialmente è una bomba. No, vabbè, insomma, queste cose qua, è abbastanza semplice e se vuoi anche banale, anche se non è poi così banale, però questa è la motivazione principale. E direi, passiamo alla birra, alla degustazione alla birra, che troverete su Patreon come contenuto aggiuntivo. Iscrivetevi anche lì, anzi, seguitemi lì. Allora, direi, facciamo il brindisi. Cina, salute. Cina. Si torna nell'intervista classica dopo aver parlato della birra con le classiche domande balorde. Accettate questa sfida? Come no? Dai, assolutamente sì, dai. Mischia. Ok, chi vuol pescare? Vabbè, pesca che sei comodo, che io ribalto tutto. Ok, leggila pure ad alta voce. Qual è la pazzia che vorresti fare per il tuo birrificio?
In questo caso rivolta al plurale, cioè a tutti e due. Magari lui c'ha la sua, io c'ho la mia. Appunto, quindi... Possiamo rispondere entrambi. Sì. Per me sì, oppure se volete fare la classica risposta unica... Politica. Politica di correct. Ustia, che passi facciamo per il birrificio? Dipende, cioè io non è che la farei per il birrificio, la farei più per me stesso. Io personalmente, ripeto, questa è la mia persona, io mi trasferirei, andrei via dall'Italia, andrei a stare in un clima un pochino più, più caldo, ma non per, perché, per l'Italia, per mi piacerebbe vivere al caldo tendenzialmente tutto l'anno, quindi mi piacerebbe tipo andare alle Canarie o giù di lì. E lo farei volentieri con tutto il birrificio, me lo porto dentro un bagaglio da stiva e tutti insieme. Ma sì, un backpack ci sta tutto. Sì, tipo come in, in Dragon Ball con le capsule plano. Sì, sì, sì. Vedi, vedi, abbiamo trovato una soluzione. Guarda, non volevo, però effettivamente è una cosa che ci stiamo, che ci piacerebbe un sacco, insomma. Sì, è una, sì, sì, è sì, una sì, cosa, sì. È una condizione che sarebbe molto, molto figa e sì. Potrebbe essere questa la pazzia condivisibile anche. Diciamo, quello influirebbe anche sulla, sulla produzione, comunque sul tipo di acqua che si va a usare, oppure anche lì andreste a fare, diciamo, aggiustamenti come fanno molti, mettiamolo così. Sì, vabbè, ma quello è abbastanza, allora, è abbiamo... abbastanza ovvio e normale, insomma, quello che comunque abbiamo... si tratti l'acqua. Abbiamo, ecco, noi in birrificio, che prima magari ci è sfuggito, noi in birrificio, a differenza di Biella, o piuttosto che la Valtellina, non abbiamo un'acqua super brillante per far birra. A Varese c'è un'acqua degna, però preferiamo, diciamo, lavorarla e quindi poi ricostruirla a seconda del tipo di birra che andiamo a fare. Quindi diciamo che anche uno spostamento cambierebbe veramente, veramente poco da quel punto di vista lì. Ecco. Cambierebbero altre dinamiche. Lo stato psicologico del birraio e del commerciale. Ovviamente diciamo che lui, Elia, è il birraio e Alberto è il commerciale. Sì, così dicono. Sì, grosso modo è questo. Poi insomma comunque siamo molto contigui, sì, sì, per sì, forza, sì, per ovvi motivi. Siamo in due. Se noi... diciamo che fate le cose al 50-50. Vorrei farvi un'ultima domanda, cioè quella conclusiva, che è: qual è la vostra filosofia? Dai! Dai, Simo! Ok. Qual è la vostra filosofia brassicola? O meglio, come volete voi far trasferire la vostra idea di birra? Non solo per voi stessi, ma anche verso, cioè proprio per il pubblico, ecco. Insomma, penso che sia come già, insomma, abbiamo detto più e più volte, insomma, e come penso traspaia anche nei nostri prodotti, la facilità di bevuta. Ci deve essere la facilità di bevuta, quindi a prescindere dallo stile, dalla gradazione alcolica, insomma, dalla tipologia di birra, che siano dei prodotti facilmente bevibili e fruibili. Birra. Di modo che appunto possono, cioè, andare, possono essere, diciamo, disponibili a livello proprio organolettico per tutti, insomma. Perché qualcuno vi conosce principalmente come i produttori di birre luppolate, proprio luppoloni. Ah, vero? Lo so, però Savevo. Per dire... A me piacerebbe essere conosciuto per le basse fermentazioni. Esatto. Cioè, questa per è assurdo, una bassa fermentazione. Per assurdo, insomma, noi cerchiamo di puntare di più su quei prodotti lì. Poi, per ovvi motivi, insomma, non è che ci sputiamo sopra. No, un attimino eventualmente, come dici tu, inquadrati in quel senso, va benissimo, insomma. La cosa che ci piace, come hai detto lì prima, è... quello che penso sia il filo conduttore di tutte le nostre birre, appunto, è la godibilità, la scorrevolezza nella bevuta. Okay? Assolutamente. Poi ovvio che ci sono alcune birre come poteva essere l'After Eight, che era qualcosa di particolare, cioè aveva dentro un mentre cioccolato, quindi era... Guarda, non mi parlare di One Shot, che lì... Non voglio dirlo in intervista, evito. Pinky non ce n'è più. No, questo non va bene, questo non va bene. Però anche...
Però anche lì, come stava dicendo anche lui, anche lì c'è stato dietro un lavorone, perché lì veramente c'è stato dietro un lavorone di complice al lockdown, eh? Vogliamo anche quello. Dai, menzioniamo. abbiamo avuto tempo per fare un fine tuning del tutto e riuscire a equilibrare mente e cioccolato in una birra che è, diciamo, non ultra alcolica, quindi a 6 gradi e mezzo, ed era una birra da bere. Ma infatti quello che volevo dire era proprio questo, che nonostante la complessità idealmente di quel prodotto, quello che era l'After Eight, si è cercato anche in quel caso di dare una facilità di bevuta. Era un prodotto che idealmente, se fosse stato sugli 8 gradi e mezzo 9, sarebbe stato magari, avrebbe, non so come posso dire, sarebbe stato più nel suo, aveva quella ciccia in più, diciamo, parliamo in questi termini, in bocca. Sì, però con la facilità di bevuta uno se la riesce anche a godere meglio. Sì, un po' è stato quello il discorso, ma insomma abbiamo fatto. L'idea era quella, quindi comunque di rimanere in linea con tutte le altre. Beh, anche perché comunque è la vostra filosofia, quindi è giusto continuare con quel tipo di produzione. Ma sì. Noi produciamo birra, le emozioni facciamo regalare a qualcun altro, cioè noi diamo la possibilità di condurre e di vivere una serata parlando dietro una birra senza star lì per forza, non mettere il naso dentro, sentire i profumi, ci sono, però non è quello a cui puntiamo. Per noi la birra è l'accompagnamento della serata. Convivialità. Esatto, è proprio quello lo spirito della birra in pratica. Sì. Penso di sì, dai. Benissimo ragazzi, vi ringrazio per questa bella chiacchierata per Storie di Birra e ci vediamo alla prossima puntata in cui Elia ci parlerà dei luppoli. Ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao.